tra gli ombrelloni i turisti fanno da testimonial per una campagna contro il fumo e i mozziconi di sigaretta sui 9 chilometri di spiaggia di Bibbione. Monica Busetto. Principalmente noi puntiamo a coinvolgere i turisti, abbiamo alcuni travestimenti, alcuni accessori che possono essere utilizzati per fare delle scenette di fronte al set fotografico, ma diciamo che la tabella principale è questa di Respiro il Mare, l'hashtag ufficiale dell'iniziativa, con il quale si potranno trovare tutte queste foto nei vari social, da Twitter, Facebook. Collane Gonnellina Vaiane per la foto che trasforma da turista a testimonial della campagna antifumo di Bibbione. Il fumo fa male e di conseguenza va bene così. Prima spiaggia in Italia senza fumo lungo il Bagnasciuga, Bibbione potenzia la sua quarta campagna antitabacco e il posacenere in spiaggia in città da 40 a 90, destinati a ridurre i mozziconi gettati nella sabbia. Io sono contenta, però comunque si trovano sempre dei mozziconi per terra, anche se non si può fumare. Noi abbiamo raccolto in questi ormai 3 anni di esperienza, questo quarto anno, circa 550.000 mozziconi di sigaretta. E per far vedere al turista l'importanza della sua azione positiva nell'ambiente, abbiamo creato vicino ai settori balneari dei mozzicometri. Mozziconi smaltiti e aria pulita. Nel 2018 divieto di fumo esteso a tutta la Remilia. Sicuramente sotto gli ombrelloni e in riva sarà vietato fumare, dietro nei chioschi e in altre aree ben localizzate sarà consentito fumare.